solo faltas tú, tu presencia y nada más, solo falta que pongas un poco de ti, nada más, solo faltas tú, y no te puedo hablar, quizá mañana sea tarde, yo puse ya mi Hai permesso? Buongiorno. Ispettore. Come sta? Tutto sì, bene? Sì, grazie. Si sieda. La ringrazio. Sono qui per darle una buona notizia. Abbiamo catturato l'impiegato che ha commesso il furto. Accidenti, che efficienza la nostra polizia. Beh, noi cerchiamo sempre di risolvere i vari casi con efficienza e rapidità. Piuttosto avrei bisogno che qualcuno venisse giù al comando per il riconoscimento ufficiale. Sì, capisco, capisco. Vedrò di mandarle il capo del personale. Perfetto, grazie. C'è una cosa che le vorrei dire. La prego di scusarmi per l'atteggiamento di mia moglie l'altro giorno quando le ha fatto quelle domande piuttosto impertinenti e così personali. Ma sa, le donne a volte agiscono senza riflettere. Lei capirà, spero. Sì, sì, non si preoccupi. Io non sono tipo da far caso a certe cose. Si sa, le donne generalmente sono di natura molto curiosa, anche se poi ci sono delle eccezioni, come per esempio mia moglie Azucena, che si può definire, sì, insomma, la donna più discreta del mondo. A quanto pare è una caratteristica di tutte le donne che portano questo nome, lo sa? Sì, perché lei conosce qualche Azucena? Sì, ho conosciuto una ragazza, molto bella. E si chiama Azucena. Che combinazione. Già, è la persona più dolce che abbia conosciuto in tutta la mia vita. Azucena. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Come mai sei così allegra? Forse le cose vanno meglio fra te e Rodolfo. Oh, no, e che ci pensa Rodolfo? Ah, mammina, sono felicissima. Non puoi immaginare, ho conosciuto un uomo. Ah, che uomo, mamma. Ora so che vuol dire provare un'attrazione per qualcuno. Ma di che cosa stai parlando? Ma te l'ho detto, mamma, ho conosciuto un uomo. E appena l'ho visto sono morta. Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Certo che me ne rendo conto. Io sono sempre stata molto sincera con te e con papà. Vi ho sempre detto cosa faccio e cosa penso. Brenda, ma quando la smetterai di fare la ragazzina? Lo vuoi capire sì o no che sei una signora? Ma che ci posso fare se quell'uomo mi piace? Anzi, senti, vuoi che ti dica una cosa? Mi piace molto, moltissimo, più di Rodolfo. Brenda, per l'amor del cielo, non dimenticare che sei una donna sposata. Sì, ma non ho perso il gusto della vita. Ma che cos'è? Una donna sposata deve essere cieca, sorda e anche muta. No. Ma ci hai fatti diventare matti per questo matrimonio. Abbiamo dovuto obbligare Rodolfo a sposarti. Perché? Perché ti eri presa una cotta per lui. Perché a qualsiasi costo lo volevi per marito. E ora, a pochi giorni dalle nozze, mi viene a dire che c'è un uomo che ti piace di più. Brenda, tu ora sei la moglie di Rodolfo e Triago. E hai il dovere di rispettarlo, se non altro finché sei sposata con lui. Oh, mamma! Che hai da ridere? Rido di te, dai. Non essere così antiquata. Siamo alla fine del XX secolo, no? Io sono una donna emancipata e senza pregiudizi. Non mi interessa. Sei ancora in piena luna di miele. Oh, no. In piena luna di miele è un accidente, figurati. Sapessi quanto è affettuoso Rodolfo. Perché è meglio che voi lo sappiate subito. Così almeno non avrete altre sorprese. Tu sei pazza, Brenda. Veramente pazza. Ah, no, mamma, questa non è una pazzia. Quell'uomo mi affascina. Devo fare in modo di conquistarlo. Il che, penso, richiederà una certa abilità, come piace a me. Riuscirò a piegarlo. Lo farò diventare mansueto come un agnellino. Non faccio che pensare a domani. Devo riaffrontare il lavoro. Ah, lo credo, non vorrei proprio essere nei tuoi panni. Ti troverai in una situazione molto antipatica. Non so cosa farò quando vedrò Rodolfo. Non hai paura?
Certo che ne ho, Bettina. Ma come faccio? Io devo lavorare. Beh, scusa, Raffaele, uno stipendio ce l'ha già, quindi non vedo tutta questa necessità di lavorare. Non ce l'ho. Con quello che costa oggi la vita. In una famiglia come la nostra c'è bisogno di almeno due stipendi, altrimenti non si sa come andare avanti. Beh, allora potresti licenziarti e cercare lavoro altrove. Sì, così perdo tutti i contributi. E poi ti sembra una cosa facile. Ok, lascio quel posto e ne cerco un altro. E poi, se non lo trovo? No, non voglio ridurmi a dover chiedere a Raffaele i soldi per le medicine di mia madre e ovviamente anche per tutto il resto. Allora, scusa, intanto potresti cercare qualche altro lavoro senza rinunciare a quello che hai ora, naturalmente. E appena lo trovi, dai le dimissioni ed è fatta. Sì. Sì, e farò proprio così. Ah, Bettina. Ma ti rendi conto? Mi troverò Rodolfo davanti tutti i giorni. Per me sarà molto dura. Pronto? Salve, Gabi, sono Stella. Oh, ciao, Stella, come stai? Benone, grazie. Senti, tesoro, ti telefono per dirti che l'altra sera hai dimenticato qui i tuoi orecchini d'oro. Ho pensato che tu li stessi cercando come una matta, visto che sono così belli e che valgono una fortuna. Ti ringrazio tanto, Stella. Se sapessi da quale peso enorme mi hai liberata, perché non avevo nessuna idea di dove li avessi lasciati. Beh, sono qui, tesoro, non ti preoccupare. Perché non fai un salto a trovarmi oggi pomeriggio? Almeno conoscerai i miei genitori, sono sicura che gli piacerai molto. Gabi, mi piacerebbe veramente, però sai qual è il problema? Eh? Che devo uscire con un'altra amica, sai, siamo già d'accordo. Però non ti preoccupare, ti prometto che verrò un altro giorno. Veramente? Ci puoi contare, Gabi, sai, non vedo l'ora di conoscere i tuoi genitori. Non hai idea di quanto mi piacerebbe. Me li immagino, devono essere simpatici come te. Sì, sono molto simpatici e ti ripeto che tu gli piacerai molto. Bene, senti, se non posso venire per gli orecchini, me li mandi da Giulio, d'accordo? Naturalmente, non preoccuparti, ci penso io. Bene, ti ringrazio, ciao, Stella. Ciao, piccola. Ciao, ciao, a presto. Salve. C'è Raffaele? Raffaele? Sì, l'ispettore Atenzio. Tu sei sua moglie? No, non sono io. Ah, io non abito qui, sono soltanto un'amica di famiglia e nient'altro. Ah, sì, ho capito. E lui non è in casa? No, non c'è, però c'è sua moglie. Se vuole, gliela chiamo. Sì, sì, la chiami pure. D'accordo. Prego, si accomodi. La chiamo subito. Grazie. Beh, come va l'inventario? Ah, benone, direi, è quasi finito. Manca poco. Non appena sarà battuto a macchina, te ne farò avere una copia. Piuttosto, papà, sai, mi piacerebbe cambiare segretario. Perché, figliolo? Non va bene Alba? No, 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 non è per questo. Lei va molto bene, non ho niente da eccepire, anzi. Il problema è che qui spesso ho documenti riservati e cose delicate, sai. E non vorrei correre dei rischi. Sì, certo. Questi sono affari tuoi. Io non posso interferire. Però dimmi una cosa, l'hai comunicato alle relazioni industriali? E se vuoi parlo con la signora Perez perché ti trovi una bilingue. No, non credo che ce ne sia bisogno. Vorrei proporre una ragazza dell'azienda. Non vorrei prenderti la mia, no? No, papà, no. Ecco, si tratta di Azucena Rodriguez. Ah. Sarebbe quella tua amichetta con no, la no, quale... No, no, un momento, papà, chiariamo le cose. Azucena è una ragazza serissima e tu non dovresti parlare così di un'impiegata della tua impresa. Oh. Arriva tra un momento, signora. Grazie. E così tu saresti un'amica di famiglia? Sì, proprio così. Ecco, è lei che ti cercava. Ma che cos'ha da ridere? Oddio! Ma allora, tu sei la celebre moglie dell'ispettore di polizia? Sì, sono la moglie del signor Atenzio. Ma questa sì che è una bella sorpresina. E chi se lo poteva immaginare? Si può sapere perché sta cercando mio marito? Ma è per una questione molto personale, mia cara. Com'è strana a volte la vita, è incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Adesso io e te siamo rivali in una partita doppia. È buffo, no? Rivali in una partita doppia.
Tutto a prezzo di costo, tutto a prezzo di costo. Il libro, la lampada, tutto quanto. Approfittatene, forza gente. Non viene nessuno qui. E va bene. 1300, 1400. Aggiungo le orchidee che ho venduto e fanno 2400. Un bel gruzzolo. Ah, vecchio. Oh, mamma mia. Ecco che all'improvviso si oscura il sole, arriva Rocco. Ciao, Chiodai. Come va? Da poveri vecchi. Mi sto riposando un po'. E poi voglio vedere se in cima alla scalinata si vende qualcosa, perché qua giù la situazione è nera, nera, nera. Senza allusioni personali, amico. Noi due abbiamo una questioncina in sospeso, lo sai. Una questione in sospeso? Ne sei proprio sicuro? Sì. E quale sarà? Ah sì, certo, ti ho venduto dei blue jeans che avevano un difetto di fabbrica, no? No, 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 no. Ma... mi hai dato un orologio. Ah, no, 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 è vero, non era tuo. Era di notte senza luna. Ah, sì, 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 sì. Vieni qua, se vuoi posso aiutarti a ritrovare la memoria, d'accordo? No, 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 aspetta, non c'è bisogno. Ora mi ricordo perfettamente. Sì, sì, certo, parli di quel nostro piccolo affare, quello 50-50, no? Sì, 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 ti tocca la metà, hai ragione. Te la do subito, sì, aspetta, aspetta. Tieni, ecco la tua metà. Il nostro affare è andato a gonfie vele, conta pure. Aspetta, sono solo 250. E il resto? Come? Quale resto, scusa? Tu quanto mi avevi dato? 500. Beh, allora? Quant'è la metà di 500? Attento, non cercare di fare il furbo con me, occhio d'aquila. Non riuscirai a fregarmi, chiaro? Qui mancano insomma, dei soldi, di che dove cosa sono? Stai parlando? Vuoi rispondere alla domanda che ti ho fatto o no? Quant'è la metà di 500? Quant'è? Beh, è 250. E allora io quanto ti ho dato, idiota? 250, no? Sì, ma allora che accendi adesso per me lo stufato, a me questo non interessa. Lo sai che io sono un grande esperto di alta finanza, tu invece non ci hai mai capito niente. Io ho rispettato i nostri accordi, ho fatto metà e metà. Tu mi hai dato 500, la metà è 250 e io 250 ti ho dato, sei a posto, ok? Beh, senti, io ora devo andare perché ho un appuntamento, ma poi ne riparliamo, ok? Ciao, arrivederci. Che meraviglia. Un altro bel pollastrello che è caduto nella mia trappola. Avanti, cerca di calmarti, Azucena. Dai, non posso darti neanche un calmante perché farebbe male al bambino. Ma Bettina, come faccio a smettere di piangere quando tutti mi rendono la vita impossibile? Ma chi era quella donna? La conosci? È la moglie di Rodolfo. Oh mio Dio, non si può più mangiare. È tutto così caro. Come faremo? Non lo so. Santo cielo, Azucena, che ti è successo, tesoro? Perché stai piangendo? Non è niente, non si agiti, signora Ellie. Altrimenti se ci si mette anche lei è finita. Ma cosa diamine le è successo? Niente, è che poco fa ha ricevuto una visita non molto gradita. Veramente? È venuto di nuovo quell'uomo? No, peggio. È venuto a sua moglie. Santo cielo, ma che credono? Che Azucena non ce l'abbia una famiglia? Io so. Ora chiamo Raffaele. Mamma, per favore. Che c'è? No, lascialo in pace, Raffaele. Non voglio che lo chiami. Ma tesoro mio, noi dobbiamo dirglielo. È tuo marito, lui deve essere al corrente di tutto. Ti prego, mamma, non te la prendere male. È una cosa che riguarda solo noi due. È molto personale. D'accordo, come vuoi, cara. Però disperarti in questa maniera non fa per niente bene al bambino. Devi stare più attenta nelle tue condizioni. Altrimenti puoi anche rischiare di perdere tuo figlio. Salve. Ti stavo aspettando. Mi aspettava. Ma perché mi dai del lei? Se io ti do del tu, tu fai altrettanto, no? Cosa desidera, signora? Avevo una gran voglia di vederti e allora ho deciso di venire a prenderti. Beh, mi dispiace, ma purtroppo oggi sono molto occupata. No, no, senti, non accetto scuse. Non sei di servizio oggi, quindi cos'è che ti impedisce di uscire con me? E come sa che non sono di servizio? Sono una donna previdente e prima che tu arrivassi ho domandato al tuo capo che mi ha detto che non eri di servizio. Ah, che meraviglia, d'accordo, ma non posso... No, no, niente, ma... Oggi tu vieni a divertirti, nella vita non si può soltanto lavorare. Sì, però mi dispiace, proprio oggi non posso. Sì, perché... che puoi invece. Te l'ho detto al telefono che sono molto testarda e soprattutto capricciosa. Sono abituata ad ottenere tutto quello che desidero. E tu
Non farai certo eccezione. Credo che al mondo persone più ingenue di Gabi non ce ne siano. Ah, no. Oggi poi ha battuto tutti i record. Beh, certo. In effetti, poverina. Lei non immagina neanche lontanamente che sto con suo padre. Quanto avrei voluto che ci fossi anche tu. Dovevi sentirla, Giulio, quando mi ha detto: senti, Stella, cosa ne dici di venirmi a trovare oggi pomeriggio? Così conosci i miei genitori. Ah, mamma mia, ho fatto uno sforzo per non scoppiarle a ridere in faccia, te lo giuro, è stato tremendo. E tu che cosa le hai risposto? E tu cosa pensi che le abbia risposto? Non so, non ne ho proprio la più pallida idea. Al principio mi è quasi preso un colpo, non lo nego. Ah, sì, ve lo immagino. Ma poi all'improvviso ho avuto come un lampo di genio. E le ho detto: oh, ma che peccato, mi dispiace, cara, ma oggi purtroppo non posso. Ho preso un impegno con un'amica, però guarda, ti prometto che un giorno o l'altro verrò a casa tua. Non vedo l'ora di conoscerli, i tuoi genitori. Basta così, ti prego, mi fai strozzare. Te li immagini che faccia farà Francesco quando mi vedrà entrare a casa sua? Tu te li immagini, Giulio, è presentata niente meno che dalla sua figliola. Sarà una scena da filmare. Guarda, io spero solo che non ci resti secco. Sei proprio un demonio, piccola mia. Dico sul lo serio, credo, sei... tesoro. Siamo cugini, no? Certo. Quindi anch'io sangue di Satana nelle vene. Dai, ora parliamo sul serio. Che ne pensi di Gabi? Dunque, con quella sua aria così per benino, con quel suo visetto innocente, sai che ti dico, non mi dispiace. Ti è simpatica? Già, sto bene con lei. Vorrei tanto essere la sua amica del cuore, sai, no? L'amichetta con cui uscire a far spese, eccetera. A far spese? Sì, certo, a far spese, Giulio. Non sto scherzando, te l'assicuro. Voglio diventare la sua amica. E naturalmente, a quel punto te la istruirò alla perfezione. Benissimo. Così diventerà parte attiva dei tuoi affari, cuginetto. Apprezzo molto tutto questo, mia cara, ti ringrazio. Eh no, sono io che devo ringraziare te, bello mio, per avermi presentato Jacques Didier. Io non lo so che cos'ha quell'uomo, però mi piace tanto, mi ha affascinata. Sono contenta. E tutti e due siamo più che convinti che il nostro sarà l'amore più intenso del XX secolo. Mamma mia, sei proprio tremenda. Mi scusi, signora, ma non capisco il suo modo di fare. Cosa vuole da me esattamente? Ma come, non lo sai? Un bravo investigatore come te... No, non può essere che tu non lo capisca. Eppure è così, mi dispiace. E allora vieni con me e lo capirai. Ti anticipo che sarà molto interessante, non te ne pentirai. Già, ma il fatto è che questo genere di incognite non mi piacciono affatto, possono essere pericolose. E con questo? Da bravo poliziotto qual sei, non dovresti aver paura del pericolo. Infatti non ne ho quando si tratta di questioni che riguardano il mio lavoro. Al contrario, questo genere di pericolo non mi interessa. Non ci credo. Questo è il genere in cui la maggior parte di voi uomini siete più esperti. Sì, per molti sarà così, ma per me no. Bene, ti concederò un po' di tempo, però non molto. Tempo per cosa? Per convincerti. È proprio sicura di riuscirci? Sì, ti ho già detto che sono molto testarda. Non mi arrendo facilmente. Io non riesco a capire che gusto ci prova a complicarsi la vita senza una ragione. E chi può saperlo? A me attirano profondamente le imprese difficili, lo sai. E tu, Raffaele, ti stai rivelando molto difficile. Senti, lascia perdere, cara. Te lo stiro io domani, eh? Ma no, mamma. Come vuoi che ti lasci da stirare tutta questa roba? Con i dolori che hai avuto. E poi questa blusa mi serve domattina per andare a lavorare. Oh, a lavorare domani. Oh, mamma mia, come sono volati i tuoi giorni di riposo. E come se non bastasse, mi sono pure ammalata. E così tu e Raffaele siete dovuti tornare in anticipo. Non importa. Tanto non potevamo comunque stare via molto. Ma sai una cosa? È meglio che sia andata così, credimi. Ti senti molto sfortunata, non è vero? No, non tanto. Guarda che a me non mi inganni mica. Lo so che domani per te sarà un brutto giorno. Il fatto che tu debba ritornare al lavoro e ritrovarti faccia a faccia con quell'uomo è una cosa che no, mi angoscia terribilmente. Ma non devi fare così. Non voglio vederti angosciata. Senti, perché non cerchi un altro lavoro? Sì, è quello che pensavo di fare. È l'unica soluzione. Se vuoi, io ti posso dare una mano dando un'occhiata agli annunci sui giornali e segnando quelli più interessanti. Non lo so, mamma.
E se non trovo nulla? Dovrò per forza continuare a lavorare lì. No, ti prego, questo no, tesoro. È inutile, tu non potrai sopportare quella situazione, Azucena. Senti, se non troverai nessun altro lavoro, beh, vorrà dire che resterai qui a casa. Tu non puoi vedere quell'uomo tutti i santi giorni. No, io ho bisogno di quel denaro, mamma. E poi non voglio assolutamente diventare un peso per Raffaele. Di Rodolfo, comunque, non devi preoccuparti. Oh, tesoro mio. Io sono sposata, mi farò rispettare. Credimi, Armando, io non so cosa diavolo sia preso a quella donna. Dico davvero, è quasi una persecuzione. Si vede che ultimamente hai acquistato un fascino particolare e sei diventato irresistibile, è tutto qua. No, dai, finisci, la sto parlando sul serio, Armando. Ti sei offeso? Su. No. Dai, su, racconta, lei cosa ti dice? Beh, è molto imbarazzante, non fa che provocare, lanciarmi sguardi. Praticamente mi si offre, ecco. Bisogna ammettere che sei un uomo fortunato. Figurati. Bella fortuna. Secondo me quella donna è un po' toccata. Se io avessi ceduto, fra noi sarebbe già successo qualcosa. Vabbè, ma se tu le piaci non è mica colpa tua. Approfittane. Guarda che quello è un tipo che dopo aver soddisfatto il suo capriccio, tu non lo interessi più, quindi che problema c'è? No, no, no. Non ho intenzione di complicarmi la vita senza necessità. Tantomeno con una donna sposata, che per giunta poi ha tutta l'aria di essere una rovina famiglia, ok? E poi Azucena non merita una cosa simile, no? Sì, hai ragione, scusa, scherzavo. Ma ora seriamente, fa attenzione. Fa attenzione, Aquilotto, quella è una donna con molte ore di volo. Dai, Bettina, accetta questo povero commerciante. Fidanziamoci, uniamo le nostre vite, amoruccio mio. Però non ridere, Bettina, parlo sul serio, non è carino. Basta solo che tu me lo chieda e io metterò il mondo ai tuoi piedi. Non vedo nessun'altra che te, lo vuoi capire? Vuoi scherzare? Dai, ma se non vede d'un palmo dal naso, occhio d'aquila. Senti, tesoro, io ti giuro che ti renderei una donna molto felice. Saresti la donna più felice di tutto l'universo. Non ci metterei nulla. Io sono un bravo commerciante e se concludo un buon affare divento ricco dalla sera alla mattina, amore mio, ci puoi contare. Davvero? Allora, appena diventi ricco, avvertimi che ti sposo immediatamente. Ma scusa, perché aspettare? Non c'è ragione, no? Intanto uniamo i nostri cuori. Vedrai, ti regalerò i più moderni elettrodomestici. Ti coprirò di gioielli. Ti regalerò anche la Mi fai girare la testa, amore mio, mi fai la testa come un pallone. Bettina, non essere cattiva, dimmi di sì. Guarda, se tu mi dici di sì, ti dirò di sì anch'io. Ti do la mia parola. Ti porto in chiesa e ti sposo in 4:48, con la velocità di una setta. Avanti, angelo mio, dimmi di sì. Dimmelo in inglese, dimmi yes. Se no in francese, dimmi oui, oui, oui. Avanti, amore, fammi contento, dimmi di sì. Non so perché Azucena voglia ad ogni costo mantenere questo segreto. Non me lo spiego. Sono convinta che farei un grande favore a mia figlia rivelando a Raffaele chi è il misterioso padre del bambino. Oh, signora. Ah, ciao, Raffaele, come va? Bene, lei? Bene. Senta, mia moglie dov'è? Torna subito. Siediti. Sì. Mi fa molto piacere che tu sia tornato perché devo dirti una cosa che è molto importante. Una cosa che Azucena vuole ad ogni costo che tu non sappia. Gabi, tesoro, ma dove te ne vai? Non ti si vede più. Da nessuna parte, mamma. Il problema è che quando tu esci, io arrivo e non ci incontriamo mai. È vero, hai ragione. Non è giusto che me la prenda con te. Il fatto è che non ho nemmeno un momento di tregua. Tutti i giorni ho da fare e tanto che non so più a chi dare retta. Bisognerà trovare una soluzione, però, perché madre e figlia dovrebbero comunicare più spesso. Allora, che mi racconti? C'è una nuova fiamma? Ho tante cose da dirti. Cominciamo dalla prima, avanti. La prima è la più importante. Oh, sono tutto orecchi. Oh, sapessi, mamma, ho conosciuto una ragazza che è la fine del mondo. Siamo diventate molto amiche, sto davvero bene con lei. Che bello, tesoro, sono felice che tu abbia un'amica. Credimi, è talmente in gamba e simpatica che l'ho invitata a venire qui un giorno per farla conoscere a te e a papà. Pensa che abita qui dietro, qui nell'edificio centrale. Si chiama Stella e vive da sola con suo padre. Che cos'è che Azucena mi vuole tenere nascosto e che lei invece mi vuole dire? Ecco, figliolo, si tratta di una cosa delicata. Ti voglio dire il nome del padre del bambino che tua moglie aspetta. Signora.
Signora Elvia, non vorrei che si offendesse per quello che le sto per dire. Ma io non lo voglio sapere. Perché non lo vuoi sapere? Non voglio. Ma io ero convinta che tu... Non lo voglio sapere. Preferisco aspettare che sia Azucena a dirmelo quando lo riterrà opportuno, quando sentirà il bisogno di confidarmi questo segreto. Io credevo che tu volessi saperlo. No, per questo volevo dirtelo. No, non si preoccupi. Me lo dirà Azucena quando lo riterrà opportuno. E se non vorrà dirmelo, per me farà lo stesso. Pazienza. Davvero? Senta, stia a sentire. Azucena sta per avere un figlio. E sarò io a far da padre a quel bambino. Il vero, l'effettivo padre del figlio di mia moglie sarò io. È chiaro? Ah, questi dannati telefoni che non funzionano. Ehi, tesoro, che modo è di aprire la porta? Io apro la porta come mi pare piace, dato che tutto questo lo pago io. Mamma mia, come mai sei così arrabbiato? Questi non sono affari tuoi, Stella, e ora voglio che mi spieghi come hai fatto a conoscere mia figlia Gabi, dove, come e quando. Oh, mio Dio, aspetta un attimo, sono troppe domande tutte insieme, non ti posso mica spiegare tutte queste cose. E invece me le spiegherai una ad una. Fammi il santo piacere di non alzare la voce, tesoro. Senti, Stella, ti conviene rispondermi perché altrimenti sarei capace anche di... Altrimenti che cosa? Sei capace di cosa? Sì, conosco tua figlia Gabi e la trovo simpaticissima. Qual è il problema? Come quale? È mia figlia! E tu non hai nessun diritto... Quale diritto non ho? Di fare che non ho il diritto? Per tua informazione, Gabi e io siamo già intime amiche. Figurati, è stata persino qui. È stata qui? Sì. Con chi? Amore... Ti ricordi che una volta ti ho confessato che avevo un segreto? Eh? Beh, era questo. Questo era il segreto, amore mio. Perché ti arrabbi, pulcino mio? Gabi e io non possiamo essere amiche. Ma come? E me lo domandi anche? Con che coraggio mi fai una domanda simile? Perché con che coraggio? Io non capisco. O forse pensi che tu e la tua famiglia vagliate più della sottoscritta? Che ti sei messo in testa? Che io non sono degna di essere amica di tua figlia? E allora, caro, perché tu vieni qui? Perché tu mi ami tanto? Perché dici sempre che senza di me non puoi vivere? Eh? Ho già messo lo zucchero. Grazie, grazie. Ecco il tuo. Grazie, amore. Che buono, ottimo, divino. Proprio dolce come piace a me. Senti, quando riprendi il lavoro? Domani. Purtroppo ho già finito le vacanze. Ah. Se fosse per me, la farei smettere. Preferirei che si occupasse soltanto della casa, come la maggior parte delle donne sposate. Ma sì, ne abbiamo parlato. E non c'è niente di male se una donna lavora. Non trovi? Io ho lo stesso contratto con Maria Margherita. Dici che continuerà a lavorare anche dopo il matrimonio. A me l'idea non piace per niente, però in un certo qual modo lei ha ragione. È un metodo per rinnovarsi e per contribuire alle spese di casa. Infatti. Beh, a dir la verità, ormai io non mi preoccupo più. Ho conosciuto il suo datore di lavoro, Rodolfo Etriago. Sembra una persona seria, molto per bene. Sì. È sposato? Già. Oh, sì, certo, ma a parte il fatto che ha moglie, non credo che sia il tipo d'uomo che cerca sbacchi con le sue impiegate nell'ambito di lavoro. Lo escludo. Sì, te lo può dire Azucena, lo conosce meglio di me. Ancora caffè? No, no, grazie. Come vuoi. Non è così, amore. Tu che dici? Io? Sì, tu. Che so, non hai mai visto il signor Etriago fare il cascamorto con qualche tua collega in ufficio? No, io mai. Il signor Etriago è un uomo degno di rispetto e non ho mai sentito pettegolezzi sul suo conto. Almeno a me non risulta. Sì, ci avrei scommesso. No, oltretutto quel signore si vede chiaramente che è un uomo molto serio. Sì. Sì. Basta, Stella, voglio una spiegazione. Come mai mia figlia è venuta a casa tua? Sì, amore, e va bene. Oh, esageri, nemmeno fosse chissà cosa. Sei pazza, è molto grave. Ah, sì, è una catastrofe, allora devo dirtelo immediatamente. Gabi è venuta qui insieme a Giulio. Giulio? Sì. Chi è Giulio? Giulio è mio cugino, non ti ricordi? Giulio è tuo cugino, ma cosa c'entra lui con mia figlia Gabi? Sono fidanzati. Come, che cosa? Già. Ma ti rendi conto di cosa hai detto? Certo, amore, lo so perfettamente. Non mi risulta di essere né pazza né ubriaca. E ho tutte le mie facoltà mentali. Tua figlia Gabi è la ragazza di mio cugino Giulio Menrique. Che te ne pare? Oh, a quanto vedo la lieta novella non è di tuo gradimento, eh?
Sì, avanti. Buongiorno. Ah, bentornata, come stai? Siediti, per favore. Il mio capo reparto mi ha detto di venire, eccomi qui. Sì, infatti. Allora, cosa c'è? D'ora in avanti, lavorerai con me. Tu, da oggi sarai la mia segretaria personale. Come va, signore? Ciao, figliolo. Beh, come stai? E lei? Non mi lamento. Beh? Non so proprio dove andremo a finire. Ogni giorno che passa si trova meno lavoro. E perché guarda le inserzioni? A proposito, Raffaele, non sai se cercano un'impiegata? Che fa? Mi prende in giro? Non vorrà mica mettersi a lavorare. No, figurati, magari potessi farlo e non dover restare chiusa in casa. So di essere un peso per Azucena. Ma insomma, quando la smetterà di dire certe cose? Si ricordi, signora, che Azucena e io lavoriamo tutte e due e guadagniamo abbastanza. Sì. E poi lei ha già faticato troppo nella vita. Perché non pensa a riposarsi? Sì, 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 esattamente come hai detto tu. Cerco un lavoro, non per me, per Azucena, ma non trovo niente. Per Azucena? Sì, per Azucena. Ma come, non la seguo? Sua figlia ce l'ha già un posto. Certo, però vuole andarsene di lì. No, mi faccia capire, vuole licenziarsi, ma perché? Oltretutto io non ne sapevo niente. Al contrario, pensavo che si trovasse molto bene lì. E poi c'era possibilità di carriera, o sbaglio? È vero, evidentemente avrà cambiato parere, ovvio. Adesso è alla disperata ricerca di un lavoro. Ma che strano, come mai Azucena non me ne ha parlato? Forse per non farti preoccupare, ecco tutto. Sicuramente una volta trovato il lavoro te l'avrebbe detto, ma certo. No, mi sembra tutto così strano. No, io voglio aspettarle, chiederglielo direttamente. Voglio che lei mi spieghi cosa le capita e poi mi dispiace che non abbia avuto fiducia in me. Perché mi ha tenuto all'oscuro? Figliolo, Azucena è molto tesa e nervosa. Lo so, però ad ogni modo la aspetterò ed esigo che mi dica in faccia la ragione, quella vera per la quale non vuol più lavorare per gli Driago. Che ti prende? Non ho detto niente di terribile, reagisci come fosse la peggiore delle notizie. È la peggiore, lo sai benissimo. Perché? E hai il coraggio di chiedermelo. Rodolfo, per me sarebbe estremamente difficile farti da segretaria. Dovrei stare continuamente vicino a te. E questo cosa c'entra, Azucena? Per favore, non dare motivi alla gente di mettersi a fare pettegolezzi antipatici. No, non sono io che presto il fianco. Tu daresti adito alle chiacchiere se diventassi la tua segretaria. Non vedo perché. Qui nell'azienda nessuno è al corrente del nostro rapporto. Noi siamo stati piuttosto discreti durante il nostro fidanzamento. E quando io ho deciso di renderlo ufficiale, tu mi hai lasciato per un altro. Rodolfo, ti scongiuro. Ascolta, Elba è una segretaria eccezionale. Perché vorresti cambiarla? Di questo ho già parlato con mio padre. Alba, sì, è bravissima, però ultimamente ha commesso troppe disattenzioni e al suo posto voglio te. Ma in fondo qui ci sono molte persone e anche competenti. Perché non scegli fra una di loro? Vuoi per forza me? Beh, qual è il problema? Perché hai paura di lavorare con me? E poi ormai ho deciso. E va bene. Dovrò lavorare con te. Ma ti assicuro che non durerà a lungo. Perché sto cercando un altro impiego e quando l'avrò trovato, lascerò questa azienda. Guarda, ti ho portato da bere, cugino. Grazie, tesoro. Ne avevo bisogno. Dimmi una cosa. Qual è la faccenda importante di cui volevi parlarmi? Vuoi ridere? Ormai il vegetale sa tutto del tuo amore con Gabi. Ti dispiace ripetere? A che serve, mio caro? Dico, sei impazzita, cugina. Ma come ti è saltato in mente di dirglielo così, senza neanche prepararlo, a freddo? Ma insomma, secondo te che cosa avrei dovuto fare? Spiegami. Se l'avessi visto, è entrato come una furia da quella porta, appena ha scoperto che la sua adorata bambina e io ci eravamo conosciute. Non ho avuto altra scelta. Accidenti, che disdetta. E dimmi, come ha reagito il vecchio quando gli hai raccontato che io sto con la figlia? Parla. Ha fatto una scenata d'inferno. Non vuole vederti neanche dipinto, cugino. Ma tanto non importa, questo non deve incidere minimamente nei tuoi piani, tu proseguirai.
Ma fammi il favore, Stella, sei diventata tutta matta. Come hai potuto vuotare il sacco con il vecchio? Hai fatto male. Perché? Ma che domande fai, scusa? Ma per il motivo, chi crede di essere quello stupido vecchio? Noi non siamo inferiori a lui. No, mio caro, si sbaglia. Mettiamo subito le cose in chiaro, eh? Il suo cognome è Itriago. Non mi sembra proprio l'ultimo arrivato. Non è un idiota. La loro posizione è superiore alla nostra. Senti, perdonami, ma io non sono assolutamente d'accordo. Non condivido una parola di quello che hai detto. È veramente stupido attaccarsi a un cognome o dare peso alla loro presunta rispettabilità. Tu continua la tua storia con Gabi come stai facendo, ma non ti rendi conto che quella ha perso la testa per te? Tu credi che lei lascerebbe il suo bel principe azzurro perché glielo ordina il suo paparino, eh? No, ascolta, Stella, tu hai fatto molto male. Insisto, hai commesso un gravissimo errore. Gabi non avrebbe mai dovuto mettere piede in questa casa, hai capito? Maledizione! Ma non ti rendi conto, Stella, che stai rischiando di complicarmi la situazione? Eh? Ha ragione, santo cielo, ormai sei adulta! Ma dai, cuginetto, calma. No, Stella, lasciami stare. Ti prego, andiamo, non essere stupido. Tutto continuerà ad andare come sempre. O anche meglio. Credimi. Scusami, non volevo. Mi detesti tanto che se ti sfioro la mano ti dà fastidio. No, non è questo. Sì, non negarlo. Provi repulsione per me. Non ti va di vedermi e preferiresti non rivolgermi più la parola. Preferisco solo che non mi tocchi. Questo è tutto. È sufficiente, Azucena. Con quale fine hai voluto che lavorassi qui con te? Che cosa ti aspetti? Avanti. Non è per quello che ti stai immaginando. Ho scelto te perché ti considero una segretaria responsabile ed efficiente. Ed è proprio quello di cui ho bisogno. La segretaria della quale hai deciso di aver bisogno per soddisfare ogni capriccio. Stai sbagliando. Sai benissimo che non esiste alcun secondo fine in questo cambiamento che ti ho, diciamo, imposto di fare. Tu, meglio di ogni altro, sai che non sono il tipo che si servirebbe di questi sotterfugi per tenerti al mio fianco. Lo spero vivamente. È così. Il giorno che tornerai da me sarà di tua spontanea volontà. Hai detto il giorno che tornerò. Sì, esatto. Perché tu tornerai. Io ti proibisco. Azucena, lascia che il tempo faccia il suo corso. Lui è il miglior. È il miglior alleato in questi casi. Lo sai quanto me che noi due non possiamo stare separati troppo a lungo. E questo distacco l'hai imposto tu. Azucena. Va bene. Non credo che potremo sopportare per molto questa separazione. Per questo ho detto. Il giorno in cui tornerai. Sei già qui. Ciao, come va? Bene. È un po' che sono qui. Amore, com'è andato il lavoro oggi? Bene. Bene? Ho parlato con tua madre. Mi ha detto che staresti cercando un impiego da un'altra parte. L'hai saputo? Certo, me l'ha raccontato. Perché non doveva dirmelo? Era logico. Sono tuo marito. Perché? Non sei soddisfatta? Io pensavo che ti trovassi bene a lavorare per gli Triago. No, il motivo è diverso. Ho deciso così per via di un capo reparto che mi sta rendendo la vita impossibile. E perché non ne parli con il capo del personale? È inutile. È lui il capo, io sono solo una segretaria. Non risolverei nulla facendolo. Ne uscirebbe bene comunque. Ma è assurdo, dai. A me dispiace perché in quell'azienda avevi molte possibilità di carriera. Eri già a buon punto. Sì, ma devo trovare una società dove non ci siano problemi per lavorare tranquillamente. Va bene. Io non capisco perché tu non me l'abbia detto. Ecco, mi sembrava di averlo fatto. Mi sarà sfuggito. Addirittura. Queste cose non si devono dimenticare, Azucena. Del resto sono questioni fondamentali, perché tutto quello che riguarda mia moglie per me è importante. E inoltre, amore, ricorda sempre che ti voglio bene.
Quindi devi raccontarmi quello che ti succede. Io mi rendo conto che ci sono cose che appartengono solo a te. Però tuo marito deve condividere la tua vita. Il tuo lavoro è parte di questa. Hai ragione. Ricordatelo. Va bene, lo terrò presente. Sii sincera, non c'è nessun altro motivo che ti costringe a lasciare l'azienda? No, no, davvero. Sicura? Sicura. Molto bene, tanto meglio. Io mi fido di te e lo so che se me lo dici così deve essere la verità, giusto? Certamente. Solo vai lassù, tu presenza in mano.